ci stiamo collegando sempre più. Io allora a questo punto direi che siamo nell'orario ufficiale. Vi do nuovamente il benvenuto alla presentazione di oggi del corso di laurea magistrali in arti visive e studi curatoriali di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. I relatori saranno, come già vi ho anticipato, il professor Gabriele Sassone, a cui do il benvenuto, e il nostro ospite sarà Yin Shuai, ex studente del corso di laurea di oggi, che ci illustrerà il suo percorso di studi e la carriera che sta già costruendo in seguito al suo percorso già completato. Quindi io passo la parola al nostro docente e vi auguro un buon webinar. Sì, grazie mille per l'introduzione. Sono molto contento anche di vedere, insomma, che c'è stato un riscontro piuttosto consistente nella presentazione. Cercherò di stare, diciamo, nella circa 30 minuti presentandovi i docenti, il piano di studi e i progetti che ci hanno visti protagonisti recentemente e che ci vedranno impegnati quest'anno. Innanzitutto vorrei mostrare questa slide da cui parto sempre per in qualche modo definire la filosofia del Dipartimento. Come vedete, l'arte è al centro di un sistema molto più complesso che è connesso a tanti settori che compongono quello che oggi viene definito il sistema dell'arte contemporanea, che è un sistema ormai che vede l'Italia fra i protagonisti, e in particolare Milano, con diciamo, l'apertura di istituzioni importanti come la Fondazione Prada, ma anche di eventi che in qualche modo hanno segnato il passato recente come Expo 2015. Come dicevo, l'arte è al centro di questo sistema, che include anche le arti visive, la curatela e la scrittura, che è un'area che mi vede direttamente coinvolto, quindi la curatela. Cioè l'importanza di capire come si cura un evento, si realizza una mostra, ma anche un festival piuttosto che una fiera, sia nei termini, diciamo, di filosofia della curatela, cioè che senso ha realizzare eventi, curare mostre oggi, ma anche, soprattutto, la sua applicazione pratica, cioè quali sono gli strumenti concreti che ci permettono di passare da un'idea a un progetto, a una mostra, un festival o un evento. Un'altra area molto importante è quella del publishing, cioè l'editoria d'arte, che per farvi così darvi delle indicazioni, voi tenete conto che soltanto a Milano sono circa 300 le istituzioni a vari livelli che sono attive in questo momento, e ogni circa mese e mezzo, 2 mesi al massimo, queste istituzioni realizzano mostre o propongono eventi per i quali vengono sempre create delle pubblicazioni. Il mercato dell'editoria d'arte è uno dei mercati diciamo, più salutari, più diciamo, attivi in questo momento. Basti pensare per esempio al caso di Mus Magazine, che è una casa editrice di base qui a Milano con cui noi collaboriamo insomma, a doppio filo, che ha fatto proprio della pubblicazione di libri, della realizzazione di libri, non solo come catalogo, ma intesi come forma artistica, una delle sue attività principali. Il mercato dell'arte è un'altra componente fondamentale perché appunto l'arte è tra i mercati mondiali in cui si sta investendo di più, e questo purtroppo succede soprattutto in periodi dove è difficile in qualche modo relazionarsi con l'economia, i famosi, diciamo, i celeberrimi periodi di crisi, no? È stato così nel 29, negli anni 70, negli anni 90 e così ancora oggi. In questi momenti il mercato, diciamo, che emerge con più intensità è il mercato dell'arte. Noi cerchiamo di, in qualche modo, dare gli strumenti per decifrare queste coordinate che hanno a che fare non solo con l'arte, ma con in generale il nostro momento storico, ma poi anche di capire quali sono, diciamo, i risvolti che l'economia ha nel mondo dell'arte, nella vita degli individui, ma anche, come interfacciarsi con, appunto, il mondo delle case d'aste, delle gallerie commerciali e delle fiere. L'aspetto che però teniamo di più a cuore è quello della teoria,
che ovviamente permette a tutte le altre aree di essere contestualizzate rispetto al nostro momento storico e soprattutto di avere, diciamo, il bagaglio culturale, gli strumenti culturali per poter proporre qualcosa che si confronti con i grandi temi di questo momento. Ne cito alcuni, dall'ecologia al femminismo, agli studi post-colonial, per dare un'idea, insomma, di un'arte, l'arte politica ovviamente, che è connessa fortemente alla realtà, alla contemporaneità. E poi display, exhibition display, cioè allestimento, che è un'area che invece ci pone all'avanguardia rispetto al panorama educativo italiano, di sicuro, ma anche europeo, essendo una delle poche scuole che ha fatto di questa disciplina una materia di studio. E cioè lo studio dell'allestimento sia nella sua forma più tecnica, quindi quali sono gli strumenti, dalle luci ai materiali, al tipo di pareti, agli accorgimenti, insomma, che vanno adottati quando noi decidiamo di installare delle opere d'arte, quindi superando un pochino l'idea che abbiamo uno spazio vuoto da riempire, basta appendere dei quadri o posizionare delle sculture per dire di aver realizzato una mostra, ma soprattutto anche l'aspetto, diciamo, politico e sociale di fare display. Il modo con cui gli artisti oggi si relazionano allo spazio è un qualcosa che ha ripercussioni non solo nell'ambito strettamente legato al linguaggio dell'arte contemporanea, ma è proprio un nuovo modo di mostrare la realtà. Per ogni area che vi ho mostrato, vedremo i docenti e dei progetti connessi a quest'area. Di modo che abbiate anche un riscontro pratico quanto ho accennato finora. Una cosa molto importante, lo capite già da questa slide, è l'idea di lavorare anche su una geografia espansa, cioè di coinvolgere docenti che per età diverse, ma soprattutto per provenienze geografiche diverse, possano portare all'interno della classe una visione del mondo che non sia eurocentrica. E non a caso uno dei nostri collaboratori più fidati, in Shuai, che lo ha appunto diciamo trovato coinvolto lo scorso anno in una serie di progetti che riguardano la Cina, qui, insomma, di cui spiegherò tra poco. Degli Ojasse, per esempio, insegna arti visive, in particolare si occupa di fotografia e del rapporto che c'è fra fotografia e pittura. E è importante la sua presenza qui perché appunto ha studiato in Portogallo, ma proviene dall'Angola e, per esempio, tra le varie cose che ha fatto e che vedete nel curriculum, ha rappresentato l'Angola alla Biennale di Venezia del 2015. E diciamo, ha uno sguardo, qui ci sono dei suoi lavori, che come vedete lavora, diciamo, uno sguardo che opera sia sul tema dell'archivio, che per noi è centrale, cioè capire che cos'è l'archivio e come questo si relaziona alla memoria e alla storia, ma come anche la fotografia è un qualcosa che in un'epoca fortemente connotata dall'uso del digitale, in realtà possa trovare, recuperando tecniche analogiche, dei nuovi significati, delle nuove cose da dire. Delio, per esempio, insegna anche a fabbricare da sé gli strumenti per poter sviluppare le fotografie, quindi realizzare delle camere oscure personali. Diversamente, Luca Vitone, che è un artista italiano, ormai vive da 20 anni a Berlino, che lavora insomma fra l'Italia e la Germania, opera a tutto tondo sulle arti visive, mentre Delio Giasse è specializzato nel rapporto fra fotografia, memoria storica, archivio e pittura. Luca Vitone, come vedete, lavora con installazioni, con fotografia, con arte processuale. Lui, per esempio, era fra gli artisti invitati al padiglione italiano del 2015 alla Biennale di Venezia e ha realizzato un'opera fatta di profumo, cioè una scultura immensa perché occupava tutto il padiglione, ma una scultura in qualche modo impalpabile perché l'opera cercava di creare il profumo dell'amianto, cioè di qualcosa che appunto per costituzione è senza odore e ragionava in modo poetico su un problema che invece affligge non solo l'aspetto sociale dell'arte, pensate appunto alle morti per amianto, ma anche l'aspetto
ecologico, cioè quanto per esempio la questione dell'inquinamento sia rilevante insomma nel nostro paese. Questa che vedete è un'immagine di una grande personale che Luca Vitone ha avuto a Milano l'anno scorso in 3 musei, questo è il PAC di Milano, e poi al Museo Diocesano e al Museo del Novecento. Sentirete molto parlare di musei, di istituzioni e di progetti, perché per noi, oltre al concetto di geografia espansa di cui vi parlavo poco fa, è molto importante l'idea che a insegnare da noi ci siano dei professionisti, cioè delle persone che come prima attività fanno l'artista, fanno il curatore, fanno il critico, il giornalista e via di seguito. Questo perché ovviamente rende più facile la permeabilità delle pareti dell'aula. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo scambio tra accademia e realtà istituzionale, sistema dell'arte, sia facilitato, perché ovviamente questo negli anni ha generato una fitta rete di collaborazioni con istituzioni che vi presenterò tra poco, che sono diciamo ubicate in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Africa, all'Asia, all'Est Europa, al Medio Oriente, e poi perché è la, diciamo, prima occasione per i nostri studenti di poter lavorare in maniera autonoma e professionale con delle realtà esterne. L'anno scorso abbiamo attivato circa un centinaio di work experience, cioè di brevi contratti di lavoro tra i nostri studenti e realtà museali, editoriali, di gallerie private, fiere e quant'altro. Noi abbiamo a insegnare arti visive anche artisti che hanno una formazione molto teorica. Uno di questi è Luca Frey, che è svizzero di origine ma vive in Norvegia, insegna a Copenaghen e che si occupa, come vedete da questa immagine, anche di display, cioè realizza strutture adatte a ospitare altre opere d'arte, quindi non semplicemente delle pareti, ma delle strutture autonome vere e proprie, in grado di allestire e ospitare e mostrare altre opere d'arte, ma come vedete anche opere d'arte interattive, cioè ciò che ci interessa proprio perché il risvolto con la realtà, ma soprattutto il rapporto anche col pubblico e il visitatore, è un qualcosa che sta cambiando nel mondo dell'arte contemporanea, noi lo stiamo studiando in tempo reale, propone appunto l'idea anche che lo statuto di un'opera d'arte che non debba essere toccata o usata sia qualcosa in mutamento. E noi stiamo studiando gli effetti che questo fenomeno sta avendo sui musei e sui grandi pubblici, diciamo anche di eventi importanti come Documenta o le varie biennali che sono in qualche modo proliferate in questi anni in tutto il mondo. Ecco perché, per esempio, con dei docenti che tengono da noi un seminario tutti gli anni, che sono Nomeda e Gedimina Surbonas, titolari, diciamo, del programma ACT, cioè Art, Culture and Technology all'MIT di Boston, la scuola per tecnologie più importante al mondo, con questi docenti, appunto, abbiamo realizzato un progetto che si chiama The Swamp Pavilion alla Biennale di Venezia di architettura, che è chiuso poco fa, nel quale circa 13 studenti hanno partecipato alla realizzazione del public program di questo padiglione, cioè hanno realizzato workshop, conferenze, seminari, hanno esposto opere d'arte, ovviamente il tema della coabitazione, che era il tema principale di questo padiglione, interfacciandosi direttamente con la Biennale di Venezia, i suoi addetti alla realizzazione del padiglione, ma soprattutto con il pubblico. Durante quest'anno abbiamo attivato anche numerosi progetti editoriali, di cui vi parlerò tra poco, e che in prima istanza hanno visto protagonista Shubhi Rao, che è un artista di base a Singapore, ma indiana d'origine, e che ha avviato questo ciclo sull'archivio, quindi il tema di cui vi parlavo prima, che rappresenta il grande tema di studio che stiamo affrontando in realtà da sempre, in modo particolare quest'anno, e che diventerà un libro, per cui una serie di ospiti internazionali, Shubhi è stata la prima, sono stati invitati in NABA per tenere delle conferenze pubbliche sul tema dell'archivio rispetto alla loro pratica,
ma anche poi per dei cicli di workshop realizzati ad hoc per i nostri studenti. Fotografia, invece, è un corso tenuto da Francesco Iodice, che prima di essere un fotografo innanzitutto è un artista, e questo è un aspetto per noi molto importante, cioè quello, l'idea di uscire un po' dallo statuto modernista per cui l'arte contemporanea è fatta di discipline separate fra loro. Noi in realtà, come state vedendo, abbiamo professionisti, come nel caso prima di Shubigi, che sì, sono artisti, ma magari lavorano con la scrittura. Artisti che magari lavorano con l'allestimento, che usano più linguaggi espressivi, fotografia, pittura, installazione, profumi. Nel caso di Francesco Iodice, per esempio, si studiano i presupposti per cui ha senso fare fotografia oggi, quando tutti possono fare fotografia, quindi capire che cos'è un autore di fotografia. Per questo, per esempio, si studiano i legami tra fotografia e narrativa, tra fotografia e letteratura, tra immagine statica e immagine in movimento. Questo, per esempio, è un fotogramma di City Tellers, un ciclo che Iodice ha realizzato in varie città sparse per il mondo. Questo è dedicato al lago di Aral, dove, per esempio, si studiano in modo da connettere il documentario, come vi dicevo, con la narrativa, ma anche con il cinema, gli effetti della caduta del blocco sovietico. Marco Scotini, che è anche il direttore del dipartimento, è responsabile dell'area di curatela, ma mi interessa presentarvelo perché attorno a Marco afferiscono non solo il Dipartimento di Arti Visive, ma altre istituzioni sparse appunto per l'Italia. Le principali sono appunto il PAV di Torino, Parco Arte Vivente, a cui dedicherò una slide più avanti, ed è un museo unico nel suo genere. Come dice il nome, è un museo che è stato fondato da un grande artista dell'arte povera negli anni 70, ed è un museo che di base a Torino, che però è fatto come un parco, cioè che contiene opere d'arte che potremmo definire di land art, quindi realizzate con la terra, con gli alberi, con l'erba, opere d'arte che in qualche modo sono state create per misurarsi con il paesaggio, e allo stesso modo però che sta avendo grande successo in questo momento perché ovviamente affronta un tema così importante e controverso come quello dell'ecologia, e lo affronta da un punto di vista artistico, quindi con una visione ancor più laterale rispetto a quella che possono avere gli scienziati o gli studiosi di ecologia. In particolare, lo spiegherò meglio parlando poi del corso di fenomenologia, in NABA stiamo studiando una disciplina che in Italia non esiste ancora, ma che in qualche modo ha il suo focolare principale in Francia, che è l'ecosofia. Cioè una disciplina che connette il pensiero filosofico a quello ecologico e come questi si possono fondere attraverso le pratiche artistiche. Andris Brinkmanis, responsabile anche del triennio di pittura e arti visive, ha realizzato recentemente un progetto a Documenta 14, che è la, diciamo, la rassegna, l'evento per l'arte contemporanea più importante al mondo, ancor più ormai della Biennale di Venezia, dedicato ad Asia Lasis. E con lui si approfondiscono gli strumenti attraverso cui mettere in pratica la curatela. L'anno scorso, tra le varie esercitazioni che Andris ha proposto, ce n'era appunto una che invitava gli studenti a capire che cos'è un bando, come compilarlo e come in qualche modo scrivere un progetto istituzionale. Da questa esercitazione alcuni studenti hanno vinto un bando del Comune di Milano e hanno ricevuto dei finanziamenti e dello spazio gratuito dove poter fare mostre, conferenze ed eventi per 6 anni. Quindi, come vedete, è proprio nella filosofia del Dipartimento, cioè nel nostro modo di intendere l'arte, quello sempre di tradurla in prassi, cioè in qualcosa che sia innanzitutto concreto e che abbia una ripercussione nella realtà, perché questo è il modo migliore per poter sia studiare, ma soprattutto per mettere in pratica ciò che viene trasmesso dai docenti, ma soprattutto per
facilitare quel passaggio piuttosto complicato che c'è sempre fra fine del percorso di studio e inizio della carriera. Qui in NABA viene questa cosa molto gradualmente da subito, cioè già dal primo anno. Zasha Kola invece è una curatrice indiana che si è trasferita da poco a Torino e in particolare diciamo interessata anche alle tematiche femministe, che però appunto contribuisce a creare questa grande geografia espansa dell'arte contemporanea di cui vi parlavo. Zasha è stata tra diciamo, i membri del comitato curatoriale della seconda biennale di Yinchuan, una biennale che però ha occupato insomma, più di un anno di lavoro sia del nostro staff, sia dei docenti che di molti studenti, che è stata inaugurata a giugno e si è conclusa a settembre ed è stata realizzata nel nord della Cina, in Yinchuan, una delle ultime città prima del deserto del Gobi, e che ha visto la partecipazione di 99 artisti provenienti da tutto il mondo lavorare appunto sul tema del deserto e in particolare sulle connessioni visive e filosofiche che il deserto può avere con l'ecologia. Se ci pensate, sono due concetti che potremmo semplicemente vedere in antagonismo. In realtà hanno molti punti in comune. Su questo progetto e anche su quello che vedete proiettato a sinistra della Biennale di Arren, che è stata un'altra biennale che abbiamo realizzato direttamente, in questo caso una sezione, lo scorso ottobre nel sud della Cina, più verso il Tibet, vorrei lasciare a dire qualcosa a Shuai, che già quando era studente ha contribuito a la realizzazione di questi progetti in maniera significativa, interfacciandosi con i musei, con la realtà cinese e diventando poi assistente curatoriale non solo di questi progetti, ma anche di altre mostre che abbiamo realizzato. Shuai, appunto, già mentre studiava da noi in accademia, proprio per questa capacità di mettere in pratica quanto noi abbiamo insegnato, è entrato da subito insomma nel nostro staff e tuttora che si è laureato sta continuando a sviluppare importanti progetti. Quindi Shuai, magari sarebbe interessante che tu raccontassi brevemente che tipo di esperienza hai fatto e che cosa abbiamo realizzato e poi continuiamo con il piano di studi. Sì, buonasera a tutti, per me comunque questa tua esperienza è molto importante perché sento come un cinese e poi studio qua in Italia e poi li porto quello che ho studiato, li torno in Cina. Questo primo e poi secondo lo vedo molto importante che NABA, perché io prima ho fatto 3 anni al Politecnico di Milano, scienza dell'architettura, cioè sento troppo teoria, sempre a lavorare sui progetti sulla carta, ma un biennio specialistico per me è molto importante di lavorare nel campo reale, uno cioè in senso dopo 2 anni devo capire chi sono le persone del sistema dell'arte, sia italiano sia cinese. Per cui dal Yinchuan Biennale, Arren Biennale, diciamo abbiamo rialzato 2 biennali dentro 1 anno e mezzo, ho conosciuto quasi tutti i diversi livelli delle persone importanti del sistema dell'arte contemporanea in Cina e anche internazionale. Un'altra cosa vorrei sottolineare, che forse Gabriele dopo si può aggiungere, perché possiamo vedere dopo su femminologia che diceva Gabriele, questo contesto, questo concetto su ecologia, su ecosofia, tutte queste filosofie, un po' difficile per me quando studiavo, quando facevo anche l'esame con Tiziana Villani, perché non capivo cosa significa ecologia politica oppure ecosofia, ma mentre quando lavoriamo dentro una biennale, con gli artisti, quando vediamo i lavori, l'opera d'arte, discutiamo con gli artisti, piano piano capiamo anche il concetto dell'ecologia. Cioè, ecco, una combinazione tra l'opera d'arte, campo pratico e campo teorico. Esatto, questo aspetto è molto importante, nel senso che, diciamo, lo studio anche di discipline all'avanguardia, senza la loro messa in pratica, rimane qualcosa fine a se stesso. Non a caso io ho invitato Shuai, perché oltre ad aver realizzato in maniera eccellente questi 2 progetti, rappresenta anche una parte molto importante di studenti che ormai sempre più sono integrati nei nostri corsi e che provengono da tutto il mondo.
una forte componente cinese, studenti anche che vengono dal Brasile, dall'Africa, dagli Stati Uniti, dall'Est Europa. Cioè l'idea è quella di creare una comunità che sia internazionale, che si interfacci veramente con tutto il mondo, anche perché ciò che ci sta insegnando la contemporaneità è che il punto di vista eurocentrico sul mondo è qualcosa ormai di superato. Cioè per poter dire qualcosa di nuovo necessariamente noi dobbiamo confrontarci con una realtà che non è globale, perché forse è un brutto termine, ma che è espansa. Cioè che ha più punti di vista e magari anche più significativi, più interessanti dei nostri, che devono essere in qualche modo riscritti. Ora vado un pochino più velocemente. Questo appunto è il Parco Arte Vivente, un'immagine diciamo dall'alto di questo grande museo che appunto ormai si è ritagliato una fetta molto importante all'interno del panorama culturale italiano, non da ultimo anche per le mostre che si sono avvicendati in questo periodo. Io vi sto facendo vedere anche appunto una serie di eventi o di mostre senza specificarvi ogni volta che dietro questi eventi, dietro queste mostre c'è molto lavoro dei nostri studenti. E che cosa fanno? Ovviamente noi cerchiamo di assecondare le loro inclinazioni, quindi chi è portato per la curatela farà l'assistente curatoriale, ma poi ci sono anche assistenti che si occupano di aiutare gli artisti nella realizzazione delle opere, nell'allestimento, oppure a chi ha lavorato con me magari alla scrittura del catalogo piuttosto che al suo editing, chi ha lavorato con l'art director all'impaginazione del catalogo. Insomma, quello che noi cerchiamo di fare è proprio far entrare in questa grande macchina che produce libri, produce eventi, produce manifestazioni, direttamente agli studenti, perché ovviamente anche per noi è un modo, diciamo, di continuamente riscrivere quanto facciamo e fare renderlo così un qualcosa che non si solidifica, che sia sempre attivo e aggiornato. Tra i vari ospiti, l'abbiamo avuto qui 10 giorni fa, uno dei senior curator di Documenta, Pierre Balblanc, che è stato appunto curatore di Documenta 14 fra Atene e Kassel, e che ha fatto con i nostri studenti diciamo dei workshop e una conferenza pubblica dedicata al concetto di performativo, e quindi come la performance si lega alla questione dell'arte politica. Noi ogni anno invitiamo tantissimi ospiti, intanto per appunto ampliare questo sguardo che noi abbiamo sull'arte contemporanea, ma soprattutto per fare in modo che i nostri studenti siano in contatto diretto con le grandi personalità del sistema dell'arte contemporanea. Pierre, per esempio, è uno fra i 100 curatori più influenti del nostro sistema, così come Caroline Christobacher-Kieff, che verrà l'anno prossimo per un ciclo di conferenze dedicato ai grandi direttori di musei. Lei, Caroline, è direttrice di tutto il Polo Museale di Torino, ma soprattutto è stata direttrice di Documenta e dell'Istanbul Biennale. E quindi di nuovo un'esperienza di primissimo ordine, una delle grandi eccellenze del nostro tempo, che viene qui, racconta come non solo diciamo i concetti che stanno dietro a questi grandi eventi, queste grandi manifestazioni, ma si confronta direttamente con i nostri studenti e trasmette questo sapere che come nel caso di Caroline, l'ha portata a essere veramente un riferimento per tutte le persone che oggi vogliono studiare curatela. Display è insegnato paradossalmente da artisti, anziché da diciamo architetti o ingegneri. E perché vi dico questo? Perché succede un fatto strano oggi. L'immagine che vedete a destra è un lavoro di Jan Altay, che appunto è un artista di origini turche e che però è stato invitato dal Van Abbe Museum di Eindhoven a rimettere in mostra una collezione di arte moderna. Cioè, cosa sta succedendo oggi? I grandi musei si sono accorti che per poter in qualche modo riavvicinare il pubblico o semplicemente raccontare l'arte non solo contemporanea ma anche antica in modo nuovo, hanno bisogno della visione degli artisti più che delle competenze tecniche degli ingegneri e degli architetti. E quindi, come nel caso di Jan Altay, o come vedete a sinistra nel caso di Céline Condorelli, che è la titolare di questo insegnamento,
Gli artisti sempre più stanno ibridando le loro pratiche, il loro modo di esprimersi fra arti visive e strutture che ospitano delle opere d'arte. Nel caso di Céline vedete queste grandi tende che da un lato possono separare lo spazio, dare una lettura diversa. Questa è un'immagine della personale che lei ha tenuto all'Hangar Bicocca 2 anni fa. E quindi leggere lo spazio in modo diverso, ma allo stesso tempo leggere altre opere d'arte in modo diverso. Tutto ciò è confluito in questo progetto che è ongoing, perché l'abbiamo in realtà iniziato nel 2003, poi portato avanti in maniera discontinua e ripreso l'anno scorso, che si chiama The Utopian Display, cioè il display utopico, e che inizialmente ha visto la luce come una grande conferenza in cui i maggiori interpreti, artisti del display contemporaneo sono venuti qui e hanno tenuto 2 giorni di seminario dedicato a capire che cos'è oggi il display e che senso ha rinnovare le forme in cui, con cui si mostrano le opere d'arte, e che però vede, diciamo, la sua continuazione come progetto editoriale online, quindi come un sito che raccoglie i contributi più importanti, testuali o video o visivi, di artisti e curatori che lavorano in questo campo. La cosa che mi ha sorpreso, io non ho studiato in NABA, è stato venire qui e accorgermi che le persone, parlo di Obrist, parlo di Jens Hoffmann, cioè grandi curatori che oggi troviamo già sui libri di storia dell'arte, non parlo solo delle riviste, ma che già stanno scrivendo la storia dell'arte, erano state invitate in NABA ben prima che diventassero famose. Cioè mi ha sorpreso moltissimo questa cosa per cui qua sono passate delle persone che avevano già delle cose da dire, ma non erano solo istituzionalizzate. E quindi questo, io credo, sia il modo migliore per poter, in qualche modo, fare questa cosa molto difficile che è essere contemporanei, cioè essere inseriti nel proprio tempo. Quindi vedere sempre un passo avanti agli altri. Vi dicevo che un altro aspetto importante è quello del publishing. Noi in particolare collaboriamo con 2 diciamo, grandi istituzioni del publishing internazionali. La prima è Archive Books, che ha sede a Berlino e che non è solo uno spazio di produzione editoriale, ma è dedicato anche alla realizzazione di eventi, di mostre, di dibattito attorno all'editoria e all'arte contemporanea, e l'altra è Mus Magazine, una delle riviste per l'arte contemporanea più importanti al mondo. A che cosa serve questo corso? Imparare a occuparsi di editoria, quindi non solo libri, ma fare in modo che l'editoria diventi una forma d'arte, non semplicemente la diciamo, messa su carta di testo e immagine. Per la teoria abbiamo corso di mass media, dove si studia il rapporto tra video, immagini in movimento e come viene raccontata l'arte contemporanea. Abbiamo museologia, dove si studia la storia delle mostre, in particolare di casi studio importanti. Mi riferisco all'Institutional Critique, per esempio, a come gli artisti nella storia hanno organizzato e gestito degli spazi indipendenti. Abbiamo Ecosofia, che è tenuto da Tiziana Villani, allieva di Paul Virilliot, che ha fondato a Parigi, a Paris Wit, un master su questo concetto dell'ecosofia. E poi abbiamo l'area di cui mi occupo io, che è quella della scrittura, che vede la presenza in aula per ogni... Noi, diciamo, siamo così, partiamo dai formati base con cui un esordiente generalmente si misura, come, non so, il comunicato stampa, la notizia, la recensione, l'intervista, per arrivare alle possibili connessioni con la letteratura, la poesia o altre discipline. Però lo scopo vero è quello anche di avere presenti in aula per tutti questi moduli i direttori e i caporedattori di riviste internazionali come Fresh Art, Mus, Art Review, o nazionali come Alphabet, Exibart, ATP e Art Tribune. La mia idea è quella proprio di fare in modo che gli studenti da subito siano in contatto con queste realtà e che possano contribuire direttamente. L'anno scorso, io insegno al primo anno, i miei studenti hanno pubblicato circa 50 pezzi su queste riviste di cui vi parlavo. Cioè, la mia idea non è quella di, ovviamente, di garantire a tutti questa opportunità, ma di mettere tutti nelle condizioni di poterla sfruttare.
E ovviamente questo ha come effetto non solo quello di diventare dei soggetti pubblici, cioè di rendere pubblico, quindi visibile a tutti qualcosa che si fa durante il corso, ma soprattutto di rendere consapevoli i nostri studenti di come sia la realtà fuori e soprattutto di metterli nelle condizioni di relazionarsi direttamente proprio per facilitare quel passaggio di cui parlavo, fra realtà accademica e realtà professionale. E quindi si è, per esempio, questo è solo un caso, Art Tribune ha dedicato 6, queste in realtà sono molte di più, quindi vedete 6 copertine ai nostri studenti. Opere d'arte che sono state presentate in copertina, ma che all'interno hanno degli approfondimenti attraverso interviste o testi critici, proprio perché ormai riviste, gallerie e musei, basta pensare alla mostra che è in corso adesso al Mambo, That's It, dedicata alla giovane arte contemporanea italiana, vede ormai una presenza costante di Naba in tutti questi ambiti. A Bologna, per esempio, su 50 artisti, 10 hanno studiato qui, così come nelle riviste, Art Tribune è solo un caso, piuttosto che nelle gallerie, dove trovate appunto tanti dei nostri studenti che iniziano a fare le loro prime esperienze, però misurandosi con il contesto del mercato e di una, insomma, realtà pubblica. Io avrei finito, lascerei spazio alle domande se ci sono. Bene, grazie tanto ai nostri relatori che ci hanno fatto questo overview generico di tutto il corso e di tutto quello che è anche il mondo di Naba. Sono arrivate già molte domande, anzi vi invito tutti a scrivere i vostri quesiti nella sezione Q&A, quindi possiamo già passare a questa sezione. Come prima domanda, Giulio ci ha fatto una richiesta molto, molto interessante. Lui attualmente è iscritto al corso di laurea di beni culturali all'Università di Catania, e ci chiedeva appunto se il corso in arti visive sia più indirizzato per chi ha svolto una triennale presso un'Accademia di Belle Arti piuttosto di qualcuno che invece ha studiato a livello più teorico invece in università. Quindi ci chiedeva questo dubbio, se c'è quindi un limite rispetto al percorso triennale per poter accedere al vostro corso in arti visive. Allora, una domanda molto interessante, ringrazio Giulio per averla fatta, perché come vi dicevo, la provenienza geografica dei nostri studenti è diciamo molto eterogenea, altrettanto la provenienza a livello educativo. Shuai, per esempio, ha studiato architettura, ma abbiamo avuto tanti studenti da filosofia, da lettere, da economia, da beni culturali. L'idea è proprio quella di, su cui si basa il biennio, di mettere a confronto due figure, due profili intellettuali che finora la storia dell'arte, fino a poco tempo fa in realtà, perché siamo stati tra i primi al mondo a farlo, ha visto in opposizione, cioè quella del diciamo dell'intellettuale teorico e quella dell'artista. Noi qui in qualche modo mettiamo in connessione queste due figure e facciamo in modo che chi ha un approccio intellettuale capisca come si fanno le cose, e allo stesso modo chi fa le cose praticamente abbia le competenze per poterle affrontare in maniera più consistente. Ormai all'estero gli artisti ottengono i PhD, cioè fanno i dottorati, quindi ormai questa è una realtà di cui tenerne conto, e bisogna capire che l'arte innanzitutto nasce dalla ricerca e dalla capacità poi di combinare questi elementi. Noi ovviamente siamo molto interessati a profili che provengono da non solo una realtà di belle arti, ma anche da altre accademie, e per il metodo di insegnamento che abbiamo riusciamo a fare in modo che tutti questi profili possano coesistere, ma soprattutto collaborare in maniera virtuosa. Bene, grazie per la risposta molto chiara e precisa. Ci chiedeva poi Alice se voi nelle vostre attività, nei vostri corsi, collaborate anche con altre accademie o con altre università del settore. Sì, noi abbiamo una serie di partner, intanto perché appunto siamo inseriti in un contesto
internazionale di università che sono in qualche modo appunto affiliate a noi, ma soprattutto in maniera diciamo più autonoma come Dipartimento di Arti Visive negli anni, proprio perché i nostri docenti provengono da tutto il mondo ma fanno cose in tutto il mondo, abbiamo creato una rete di rapporti che ci ha portato a, fra le varie cose, appunto a realizzare nell'ultimo anno 2 biennali in Cina, per esempio, o un padiglione alla Biennale di Venezia. E quindi questo, diciamo, questa presenza massiva di professionisti e anche di visiting professor, quindi non solo docenti che stanno con noi tutto il semestre, ma anche di visiting, come citavo Pierre Balblanco, Caroline Christo-Bakarchev, ci permette ovviamente anche a livello poi non solo di progetto, ma di stage, di avere delle corsie preferenziali con Castello di Rivoli, Biennale di Venezia, biennali in Cina, realtà editoriali come Mus Magazine o Flash Art. Quindi questo è un doppio vantaggio, ovviamente. Sapere esattamente che cosa sta succedendo fuori, ma anche permettere. E spesso il paradosso è che, nonostante ormai abbiamo attivato anche un track in English, quindi proprio perché anche le nostre aspirazioni internazionali hanno avuto un riscontro da parte della domanda degli studenti, quindi abbiamo un corso interamente in italiano, un corso interamente in inglese, spesso io faccio fatica a riuscire a rispondere a tutte le richieste di stage, collaborazioni, di gallerie o piuttosto che realtà editoriali. Per esempio in questo momento dovrei trovare due persone da mandare, una Mus Magazine e l'altra alla galleria Raffaella Cortese, che è una delle gallerie più importanti in Italia, perché la richiesta è tanta, i nostri studenti sono tanti ma non abbastanza, e quindi insomma stiamo cercando di in qualche modo, appunto attraverso queste collaborazioni, anche di mantenere attivi rapporti a vari livelli, quindi mercato, editoria, curatela e diciamo fiere e realtà istituzionali. Benissimo, quindi il docente ha anche risposto a una delle domande che richiedeva se le lezioni fossero interamente in lingua italiana o in lingua inglese, appunto come ci ha appena spiegato ci sono possibilità varie in base alla materia, all'indirizzo che si vuole intraprendere. Ecco, una piccola precisazione, poi dato che gli ospiti che invitiamo sono moltissimi e sono tutti di profilo internazionale, ci sono poi delle lezioni, noi cerchiamo molto di poi far cooperare anche le classi, primo con secondo anno, italiano con inglese, per cui diciamo che poi ovviamente noi queste divisioni le abbiamo a livello formale, poi cerchiamo comunque di fare in modo che sia innanzitutto una comunità di studenti, professionisti e docenti, per cui tranquillamente delle lezioni in inglese possono essere seguite da studenti italiani e viceversa. E spesso poi questi grandi incontri vedono la partecipazione di tutti gli studenti insieme. Benissimo. Alcune domande hanno invece un taglio più organizzativo. Ad esempio Giusi ci chiede in che modo siano strutturati i corsi e gli esami, quindi se sono previsti dei laboratori, dei lavori di gruppo tra studenti, e se se tutte queste attività siano da svolgersi contemporaneamente alla frequenza dei corsi di studio, o se ci siano dei periodi più strutturati rispetto allo svolgimento delle lezioni. Allora, in particolare il primo anno è molto intensivo, nel senso che richiede un impegno consistente, perché gli stimoli, i riferimenti, le personalità che si incontrano sono moltissime. E ovviamente tutti i corsi hanno un carattere teorico-pratico, cioè anche quando si studia teoria si cerca sempre, per esempio il corso di museologia o di economia dell'arte, di avere un qualcosa di pratico, che può essere una ricerca, può essere un progetto artistico, può essere un libro, insomma. L'idea è quella di rimanere molto aperti nella realizzazione delle cose, ma di trovare sempre un contrappeso pratico a qualcosa di teorico. Viceversa, in corsi pratici come arti visive, allestimento, editoria, l'idea è quella di accompagnarli però con delle forti nozioni teoriche, proprio per rivedere quell'idea così un po' neoromantica di un artista che è completamente distaccato dal mondo e svagato, crea l'opera d'arte aspettando solo l'ispirazione. L'ispirazione è un concetto che possiamo tradurre
con ricerca e studio, ricercando, approfondendo i materiali e parlando, riferendomi proprio a quella capacità di combinarli, ecco che arriva anche l'ispirazione. Però l'artista è uno studioso che fa, realizza oggetti, ma innanzitutto è uno studioso, quindi fa sia cose teoriche sia cose pratiche. E ovviamente chi si occupa di teoria, per poterla, diciamo, così, farla con un senso preciso, deve conoscere i processi della realizzazione di oggetti, mostre, quindi sapere come si fanno le cose per poterle criticare, giudicare. Benissimo. Tra i partecipanti, molti chiedono quali siano, se ci sono, i criteri di ammissione a chi volesse iscriversi al corso di laurea in oggetto e nello specifico anche se la conoscenza della lingua inglese sia un criterio importante per l'accesso al corso. Per l'inglese ovviamente sì, per l'italiano no. Noi diciamo vediamo gli studenti prima attraverso dei colloqui, oppure, e magari su questo diciamo faccio intervenire in maniera più tecnica una mia collega, attiviamo diciamo una specie di concorso attraverso cui gli studenti possono applicare con un progetto. Cioè fin da subito ci interessa capire come uno studente reagisce di fronte a una consegna e sa mettere in pratica delle conoscenze teoriche. Magari ecco, lascio dire due cose ad Arianna che si occupa di questa parte. Buonasera a tutti, appunto per introdurmi per quanto riguarda appunto la risposta che stava appunto accennando Gabriele, dal punto di vista burocratico, per accedere ai BA Master è necessario essere in possesso di un titolo di studio triennale, quindi un diploma accademico di primo livello o una laurea triennale, laureandosi ovviamente in corso entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente rispetto a quello di interesse. Per quanto riguarda la lingua inglese, è necessario mostrare un certificato di lingua, ad esempio un IELTS 5.0, quindi un livello B1, entro circa comunque l'avvio dei corsi, ed è necessario esclusivamente se scegliete il corso in lingua inglese, mentre invece non è necessario per il corso in lingua italiana, proprio perché abbiamo attivato la possibilità di scegliere in lingua inglese o la lingua italiana. Mentre invece per quanto riguarda il progetto che appunto accennava Gabriele, ogni anno sono previsti dei bandi di concorso per borse di studio, su cui ovviamente saremo felici di tenervi aggiornati nel caso foste interessati. Una di queste tipologie di bandi di concorso richiede proprio allo studente di cimentarsi in un progetto nell'ambito delle arti visive e degli studi curatoriali. Così, proprio da far vedere, diciamo, come si può lavorare. Sono dei bandi di concorso aperti a tutti gli studenti, non importa se provenite da un corso di beni culturali, di economia, di lettere. È interessante anche vedere un approccio magari diverso e diversificato, perché comunque è anche una delle potenzialità anche all'interno di una classe, quindi avere anche una classe composta magari da studenti che provengono anche da percorsi di studio magari differenti, quindi è anche questo è visto come un punto di forza, non una problematica. Benissimo, grazie. Ancora qualche altra domanda tecnica, ad esempio Nicola chiede se ci siano possibilità di borse di studio. Se c'è una percentuale di presenza obbligatoria e quindi se in generale è necessario la presenza fisica, la partecipazione fisica alle lezioni piuttosto che da remoto e se è possibile anche usufruire di esperienze di Erasmus o di progetti all'estero. Rispondo io velocemente sulla presenza obbligatoria, sì, almeno il 70%.
viene da sé che, spero io, chi si iscrive nel nostro corso venga proprio per approfittare di quanto gli offriamo, che spesso eccede, diciamo, l'offerta formativa, perché ci vede coinvolti in tutte le attività che noi facciamo anche all'esterno. Almeno il 70% per poter fare, diciamo, gli esami nella prima sessione. Queste magari sono cose un po' tecniche che certo. Si potrebbero spiegare in un secondo momento. Gli Erasmus ovviamente sono molto favoriti da noi, cercando però di farli con intelligenza, cioè di non sottrarre tempo qui, ma di, per esempio, realizzare il progetto di tesi, cioè che è un progetto di ricerca a tutti gli effetti, all'estero, sfruttando i canali che ovviamente sono stati aperti via via in questi anni, che vengono aperti continuamente. Questo, secondo noi, è un buon modo di usufruire dell'offerta formativa NAVA, ma allo stesso tempo di poi trovare una fuoriuscita in ambito internazionale. E l'altra domanda era sulle borse di studio. Sulle borse di studio disponibili. E, come accennavamo, ogni anno comunque vengono lanciati dei bandi di concorso per borse di studio. Attualmente non sono ancora aperti dei bandi di concorso, ma verranno sicuramente pubblicati all'interno dell'home page del nostro sito, così come tramite i canali social. Perfetto, grazie. Lucrezia ci chiede quando avranno inizio i corsi, anche in relazione al semestre attuale piuttosto che a quello successivo. Allora, la prossima edizione del biennio specialistico partirà a febbraio 2019 e rientra nell'anno accademico 2018-2019. Si tratta di un'edizione intensiva, in quanto solo ed esclusivamente il primo anno si svolge appunto da febbraio fino a luglio, mentre invece il secondo anno ha una, diciamo, una durata canonica, quindi a partire da settembre fino a luglio. E questo è accessibile ovviamente laureandosi entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2017-2018, quindi entro l'ultima sessione. L'edizione successiva invece canonica classica partirà poi da settembre 2019 ed è l'edizione classica dei bienni, due anni. Perfetto, grazie per la risposta. Una domanda molto interessante arriva anche da Nicola, che chiede se, in base alle vostre casistiche dei vari anni, che percentuale di studenti, una volta finito il corso, lavora stabilmente e continuativamente nel mondo dell'arte, e anche quali sono magari le direzioni maggiormente intraprese una volta concluso il percorso di studi. Ma allora, come dicevo prima, negli anni consolidandosi uno sguardo, diciamo, di NAVA Arti Visive sul mondo dell'arte contemporanea, si sono creati a vari livelli una serie di figure che hanno iniziato subito a, diciamo, a lavorare nel sistema dell'arte contemporanea. Posso citare alcuni casi. In termini generali, sicuramente più dell'80%, cioè almeno 8 studenti su 10 riescono a vario titolo a lavorare nel sistema dell'arte contemporanea. I casi che potrei citare vanno da Danilo Correale, che è uno degli artisti emergenti italiani più importanti, che ormai vive a New York, a Galleria New York, ha fatto Manifesta, continua, insomma, a essere presente nelle maggiori rassegne del momento. Ma anche nel piccolo, e quindi con un taglio totalmente diverso, per esempio l'apertura di spazi no profit, è uscita un'intervista su Art Tribune qualche numero fa, dove veniva fatta una ricognizione di spazi no profit aperti recentemente, la metà erano stati aperti da studenti NAVA, per esempio Current o Spazio 77. Cioè l'idea è proprio quello di, appunto, come dicevo, creare, diciamo, una forte connessione con il sistema, ma anche con il territorio. Milano sta vivendo una sorta di nuovo rinascimento, dato dal fatto che c'è stato Expo, cioè Fondazione Prada, Fondazione Trussardi, eccetera, e quindi ovviamente è un buon momento, nel senso che appunto anche l'apertura di spazi non profit, quindi che non vendono opere d'arte, ma che
si misurano solamente con la ricerca, è qualcosa che ci ha molto sorpreso vedere nascere dentro le classi. E come facevo riferimento al caso degli studenti che hanno vinto il bando comunale, è un qualcosa che è in continuo divenire. Benissimo, grazie. Mi indometto solo un attimo, ma perché ho visto una domanda, giusto una specifica in merito a quello che dicevamo prima per le iscrizioni. Ad esempio, per l'edizione in partenza a febbraio, come dicevamo prima, anno accademico 2018-2019, è importante laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2017-2018. Quindi si può essere al terzo anno in corso, ma anche eventualmente al terzo anno fuori corso. Se si è iscritti all'anno accademico 17-18 per la laurea, ci si può successivamente candidare ed iscriversi eventualmente per il 18-19. Era questo che intendevo con in corso. L'anno accademico sostanzialmente di laurea deve essere diverso rispetto all'anno accademico del corso biennale. Benissimo. Grazie. Perché ho visto una domanda che era correlata, così almeno abbiamo... Abbiamo le ultime due domande che sono di carattere anche contenutistico. Ad esempio Giusy chiede, una volta concluso il suo percorso di studi prettamente teorico, in quanto è una triennale in lettere, indirizzo storico-artistico, si chiedeva appunto se una sua ulteriore... se questo percorso di studi a livello contenutistico fosse molto simile rispetto a quello che ha già concluso, o se invece può avere sicuramente uno step successivo più interessante. Ecco. Allora, porto il mio esempio e la risposta è no per due motivi. Allora, io ho studiato beni culturali in un'altra università, quando inizio io lavoro qui da 7 anni, ed è stato come fare un master che continua a evolvere, nel senso che anch'io sto continuando a imparare cose nuove. No, per due motivi. Uno, perché come dicevo, anche i corsi teorici hanno una loro messa in pratica, cosa che generalmente, non so, in facoltà come... Io ho fatto storia e critica dell'arte, ma ho amici che hanno fatto beni culturali, filosofia, sono, diciamo... o solo corsi di curatela, quindi è solo studio della curatela, vengono affrontati in modo diverso da un punto di vista teorico. Noi cerchiamo proprio di ribaltare questa prospettiva facendo lavorare i curatori con gli artisti e viceversa. L'altro motivo è perché, come dicevo, ci sono una serie di discipline che non si possono sovrapporre. Ecosofia in Italia non si studia, teoria del display si studia pochissimo. Scrittura, per come la studiamo noi, in Italia non si studia. Quindi l'idea è proprio questo, cioè di differenziarci anche da un certo modo di intendere l'arte, magari un po' più tradizionalista, con l'idea di studiare le discipline separate, a favore invece, come ho spiegato durante questa presentazione, di un'ibridazione delle geografie, delle pratiche e del modo di vedere le cose. Benissimo. L'ultima domanda in merito alla tipologia di titolo che si consegue una volta terminato il percorso di studi, quindi se è un diploma accademico di secondo livello oppure una laurea magistrale. Il percorso specialistico porta al conseguimento di un diploma accademico di secondo livello con 120 crediti formativi, logicamente a patto che si abbia al pregresso un titolo legalmente riconosciuto, ovvero diploma accademico di primo livello o una laurea triennale. Perfetto. Per quanto ci chiede anche Anna Chiara, se pur provenendo da un percorso in economia aziendale questo possa essere appunto un limite nella frequentazione, nel sostenere il corso di laurea nello specifico, trattandosi appunto di una materia molto, molto distante da quello che è invece il mondo dell'arte. Ecco, credo di aver fatto proprio l'esempio di economia prima. Abbiamo già avuto studenti che hanno ottenuto una laurea triennale, per esempio alla Bocconi, e che ora però stanno lavorando in case d'aste. Per cui, anzi, a me piacerebbe per esempio avere delle competenze economiche, perché
Il mondo dell'arte è molto legato a quello dell'economia e ovviamente questo può essere solo un vantaggio e non qualcosa. Tutto sta a capire, e qui interveniamo noi, come usare al meglio questi strumenti e sostenerli e rinforzarli con degli strumenti o delle conoscenze che non si hanno ancora e quindi poterle applicare in maniera proficua all'esterno. Benissimo. Abbiamo terminato le domande da parte di tutti i nostri partecipanti. Io intanto ricordo a tutti coloro che sono in collegamento che nei prossimi giorni riceveranno un'email contenente tutte le informazioni del corso di studi presentato oggi, tutti i contatti di riferimento per poter rivolgere ulteriori domande e quesiti anche di tipo tecnico e burocratico, oltre che contenutistico. Ringrazio tutti i nostri relatori che hanno presentato il corso e che hanno anche risposto alle domande dei nostri partecipanti e quindi saluto i nostri ospiti, i nostri partecipanti e vi do appuntamento al prossimo webinar. Una buona serata a tutti e a presto. Grazie. Grazie, a presto.